Allora, Alice De Gradi, tu sei stata un po' il colpo di mercato per quanto riguarda la Futura in B1. Come hai affrontato, ti faccio già subito questa domanda, il passaggio dalla A1 poi A2, perché siete retrocessi, alla B1? Ma l'anno scorso era una squadra giovane, con grandi potenzialità come ragazze, che alcune sono rimaste in A1, però comunque non era da uno, era più o meno un gruppo come questo, tranne che il nostro è un po' più giovane. L'anno scorso era un'età media di 20 anni, ragazzi promettenti, quest'anno un'età media di 17. Come gruppo più o meno è simile, siamo molto unite. E appunto, come trovi la differenza di questo campionato, visto che tu sei stata in A1, insomma, hai gareggiato anche con giocatrici di una certa esperienza? Diciamo che l'anno scorso è stata una gran bella esperienza, perché ho potuto fare un bel campionato così, però quest'anno mi è stata data l'opportunità di giocare un campionato molto competitivo e stiamo facendo bene, diciamo. Ecco, tornando invece alla partita di questa sera, la Yamamai, sai che sta affrontando la Champion, è un ostacolo molto duro la squadra di stasera, lo vediamo. Cosa ne pensi di questi turchi? Che mi sembrano una bella corazzata. Di questi? Di questi avversari. Giocatrice, guardando l'aspetto tecnico. Diciamo che ci sono giocatrici di esperienza come Jolly e Lo Bianco, ma noi della nostra abbiamo giocatrici fortissime, quindi se la giocano. Grazie. Invece, ritornando al vostro campionato, come pensi che, quali sono gli avversari più temibili? Monza è battibile? Abbiamo fatto un amichevole e abbiamo perso, però non abbiamo giocato al massimo. Secondo me, se giochiamo bene, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ora noi sappiamo che loro ora sono più superiori a noi, però noi siamo giovani e possiamo crescere fino forse a far bene. Grazie mille.